Wow! Sì, c'è un aereo da turismo. Sì, fantastico! E si inizia, cari amici. Facciamo un pieno di natura. Ma stanno arrivando di qui. Wow! Ci vengono incontro. E qua, cari amici, siamo sul lago di Varese. Una strada al lago di Varese. Sai che costa mantenerli questi? Sì, però vabbè, però se hai un campo, esatto. Qui è un campo che loro possono fare. Loro pascolano e mangiano quello che c'è. Ma devi dire, maschio e femmina secondo me sono qui. Sì, sì. Guarda là, guarda come guardano. Bene. Ebbene, cari amici, si inizia con questa strepitosa giornata. E Mauri, quindi? A me piace vivere in mezzo alla natura, qui, visto che io vengo da Milano, sono sempre da Milano, da Paderno, però sono sempre molto trafficato, c'è poca natura. Invece qui siamo in montagna e insomma si sente già il cambio. Mi sento un pochino più frizzante, diciamo, no? Sì, sì. Non sì. C'è meno smog. Qua poi abbiamo anche i cavalli qua dietro, che vuoi dire? Bene. Cari amici, si poi continua. Con lo fondo là del lago. Sì, cavalli e lago di Varese. Perfetto. E naturalmente aerei. Che oggi sì! Wow! Si inizia, cari amici! Guardate qui, si stanno venendo incontro i cavalli! Cari amici, piena campagna! Adesso fantastica giornata! Sì, vecchi! Guarda lì, mi stanno. Vecchi! Non possono venire tanto di qua perché c'è il nastro. Stanno bruccando, guarda che roba. Erano in fondo là, è vero o no? Ecco che arrivano. Ah, brucca l'erba, l'erba fresca. Arrivano. Eccoli qua. Ehi, non possono arrivare tanto di qui perché c'è il nastro. Mi sta guardando. Stanno guardando. Mauri, ci siamo in questa giornata. Sì, guarda che belli sti cavalli, cavalli, vedi, mezza. Belli. Bene, cari amici. Bene così. Uno bianco e uno marrone, pensa a te. Guarda. Ebbene, cari amici, andiamo che il lago misterioso ci aspetta. E cari amici, un'esplorazione che non poteva mancare. Oggi siamo qui in aperta campagna a Morosolo. E Mauri, prendi la videocamera, quindi siamo a Morosolo e scendendo giù, quindi siamo andati a Morosolo Casciago, che c'è la stazione, Sentiero 21 Campo dei Fiori, del Monte Campo dei Fiori, però scendendo giù nella valle, Morosolo Casciago si va, Casciago è la frazione Morosolo, quindi dalla stazione di Morosolo Casciago si va a Morosolo. Da Morosolo, qua poi è bello, ci sono bar e anche alimentari, dal lunedì al sabato potete mangiare qualcosa, all'alimentare vi fate un panino e poi si va al ponte scendendo quello che stiamo giù vedendo per adesso. Via San Martino, vi do tutte le indicazioni. Martino, e qua al ponte.
Cari amici, oggi tentiamo in questa impresa un ponte di origine naturale, poi lo spiegheremo. Un ponte naturale. Io direi... Ci hanno dato il benvenuto, cari amici. Hanno aperto la caccia. Il Mauri ha detto è un posto tranquillo. Sapete come si chiama il posto? Ponte del Diavolo. E questo non era un effetto speciale. È il benvenuto, cari amici. Gennaro Gelmini e youtuber Mauri, video Urbex Milano. Sì, ho fatto un salto. Che... Ci hanno dato il benvenuto, Mauri. Like. Se rimaniamo vivi facciamo vedere il ponte del Diavolo. Se non entriamo come selvaggina. Esatto. Oppure ci troverete in ci qualche... troverete a Francia, in qualche rosticceria. Appunto, perché non diciamo... Parliamo sempre bene anche... Allora, abbiamo trovato... Io parlo bene dell'alimentari qua perché ci hanno servito da Dio. Dopo mangeremo delle cose fantastiche. Allora è doveroso parlarne bene. Bellissimo posto. E andiamo, okay, andiamo cari amici. Se rimaniamo vivi, perché quello non era un effetto speciale, parleremo giù al ponte della storia. Ok. Insomma, alcuni pesci. Acqua cristallina, proprio di montagna. Cari amici, guardate che luogo abbiamo trovato. Seguiteci cari amici, un luogo veramente oggi ci superiamo. Gena, vesci chi? Salire. Attento, ten. Porco cane, dammi la mano, attento. Cari amici. A vederlo in video sembra tutto facile, a riuscire a salire su qua. No, stai attento, non è calma perché non è per niente facile. No, ci facciamo male. Allora, veniamo al dunque. La grotta che poi adesso la faremo, la mostreremo mano a mano anche meglio. Allora, il ponte del Diavolo è un ponte assolutamente naturale. In pratica cosa è successo? Ai tempi, quindi tempi remoti, ufficialmente la leggenda dice che era caduto una capra, una pecora, una capra nel torrente e il pastore prendendola a braccia ha detto sei pesante come il diavolo. E questa è la leggenda ufficiale. Siamo qua al ponte del Diavolo, il Morosolo di Casciago, provincia di Varese, poco a ovest della città di Varese, in un posto paradisiaco, però diciamo così perché prima ci hanno sparato quando abbiamo tentato di dire così, quindi il bello dell'inferno, ecco, diciamo così, una valle infernale, se no vengono e mitragliano. Ecco il primo messaggio di minatorio. Minatorio, like. Siete grati le cruste, dite, batti le orecchie. Seguite, pam! Dati urecce. Allora, veniamo al dunque, cari amici. Il ponte del Diavolo, quindi ci sono anche leggende. Questa è la leggenda ufficiale di una capra caduta nel torrente Tinella.
che poi vicino, qua è quasi ormai un fiume proprio, il fiume Tinella, vicino al torrente Molina, sì, che fa la cascata. Allora veniamo al dunque, la leggenda medievale, riguardo questi ponti, cosa succede? Che i pastori avevano difficoltà a portare le capre, le pecore, da una parte all'altra della Valle Tinella. Allora un bel momento appare il diavolo e dice: benissimo, vi costruisco un ponte. E costruisce un ponte naturale, non è fatto da mano umana. Sì, io non vorrei sbagliarmi, ma è tra gli unici esempi al mondo di ponte naturale. Infatti. Non è fatto da mano umana. Non guardate questo, questa è la diga del mulino. Dietro c'è il ponte naturale. Allora il punto qual è? È un bel momento, quindi il diavolo costruisce il ponte e in più dà ai pastori un mulino per macinare il grano e dà ai pastori i forni per cuocere il pane. Quindi da questo cosa si deduce, Mauro? Si deduce il pane, il fuoco e... L'azione, esatto, l'azione del diavolo. Allora, prima azione, superare l'acqua. L'acqua non è il fuoco, il contrario del fuoco l'acqua. Quindi il ponte per salire sopra l'acqua, superare l'acqua. La seconda cosa importante, non era tanto interessato il diavolo a regalare il mulino, ma era interessato che ci fosse il forno di cottura del pane. Per esserci il forno di cottura del pane, doveva esserci qualcuno interessato a portare la farina qua. E quindi mulino per macinare la farina e i forni per cuocere la farina. Oh, ti va il mulino sul farina. Ti va il mulino sul farina, ma diciamo sul pratichino, certo. Sì. E il diavolo qua ha fatto dei doni, dei regali. E oggi quindi Gennaro Germini e Video Urbex Milano, youtuber Mauri, al 21 settembre 2019, quindi siamo all'equinozio d'autunno, e adesso vi mostriamo il ponte. Quello che vedete davanti erano le chiuse per convogliare l'acqua al mulino per macinare il grano. Quindi questa appunto è mano umana che ho fatto queste parti. Addirittura un pezzo di ferro qua c'è. Cioè. Mentre invece, che poi naturalmente anche il diavolo ha collaborato, ma assolutamente mano non umana a costruire questo ponte. Mano assolutamente non umana. Esatto. Ponte del diavolo, Morosolo, Varese. 21 settembre 2019, Gennaro Gemini, youtuber Mauri, mi raccomando, adesso vale la pena, vi mostriamo un pensiero, Mauri. Ah, questo è un posto incredibile, io non so il mulino qui dove era, se era più avanti. Il mulino era a fianco. Ecco, comunque deve essere stato anche in passato, quindi era un posto incredibile. Adesso vabbè, è lo stesso bello. Qui la storia, qui la storia. Sappiate, qua non riuscì. Quando la storia si fonde con la leggenda. Qua non riuscì, qua non riuscì ad arrivare nemmeno l'Inquisizione. Le streghe l'hanno sempre avuta vinta, diciamo così, permettetemi, per colpa di quegli spari lì dobbiamo dire le cose come stanno. Si rinnovano anche le streghe. Sì, si rinnovano le streghe, aspettate. Sotto i noci e in questo caso anche sotto le querce. Perché queste grandi querce non ci sono più? Perché nel 1900, quando è stata costruita la sovrastante ferrovia nord per l'Aveno Mombello, per il Lago Maggiore, da Varese dopo andava al Lago Maggiore, le traversine per i binari, che erano di quercia, di legno, sono state fatte con i grandi alberi di questa foresta. E purtroppo quindi sono andati persi per costruire la ferrovia per l'Aveno, però era quello che interessava, avere uno sbocco sul lago Maggiore. Adesso cemento armato, ma prima erano di quercia, di noce. Bene, dobbiamo far vedere, Mauri. Sì. Adesso aspetta che scendi tu, che scendo anch'io. Lì e dove abbiamo fatto il picnic? Sì, è bello. Ecco, sì, questa è la parte
del torrente Tinella, però Mauri dobbiamo anche far vedere la parte di là, quindi devo, cari amici, venite con noi, ecco, mettiamo la videocamera dritta, attenzione, e venite assolutamente con noi, sì, a vedere il ponte del diavolo. Stando attenti, vuoi passarmi la videocamera? Poi, ecco, cari amici, il ponte del diavolo, come vedete, cari amici, la struttura è assolutamente naturale, è un ponte naturale, infatti è indicato come assolutamente, io cerco di mettermi qua senza cadere, ponte naturale, è incredibile. È venuto qualcuno a fare i filmati qua, però dovete sapere, noi siamo i primi della categoria Urbex che veniamo qua. E questo è il ponte del diavolo, vedete che l'ha fatto con le rocce tutte a fianco? La gente doveva passare il torrente di qua con le capre, e invece il diavolo li fa passare sopra qui, che c'è il sentiero, poi qua si può scendere al fiume. Una volta scendevano al fiume di qua e dovevano, vedete, guardare il fiume, che è anche un po' impervio. Difatti di là esce anche, sì, Mauri? È grosso il fiume. Si divide il fiume come se si divide. Sì, si divide perché qua c'era la chiusa del mulino. Questa è la chiusa del mulino. E questo è un ponte naturale, e quindi è proprio il ponte del diavolo. Ponte naturale, incredibile. Come vi abbiamo poi raccontato. Mauri, ma... Ebbene, allora sono in questo angolo perché già mi sono fatto un con la scarpa, nel senso che ebbene così, cari amici, fa tutta la panoramica da lì, guarda, prendimi con tutto da là in fondo, fa una bella panoramica proprio allargata, cari amici, che volere di più. Io penso che la natura sia bel premio che possiamo avere, se ci accontentiamo delle bellezze della vita, questo è veramente il massimo. Venite a godervi la vita in questi bellissimi posti, come è il ponte del diavolo. Il nome è quello e, per carità, ci teniamo a mantenere la storia per il quale. Bene, cari amici. Mauri, come va? Bene, sono qua per i tranquilli. Benissimo, cari amici. E qui, torrente Tinella, e si continua al ponte del diavolo. Luogo... Ne abbiamo viste delle belle oggi. E cari amici, siamo qui quindi Gennaro Gelmini, youtuber Mauri, Video Urbex Milano, a fare picnic al ponte del diavolo. Il diavolo è così gentile, ci ha preparato dei tavolini a fianco al torrente, che non potrebbero esistere. Sapeva che noi facevamo pranzo al sacco, sapeva che facevamo, appunto, Mauri, spieghiamo, sapeva che facevamo pranzo al sacco, ci ha preparato i tavolini. Però la cosa incredibile, naturalmente, tavolini di roccia e pezzi di tronco d'albero. La cosa sconvolgente qual è? Dei panini, Mauri, qual è? Che sono stati con la carta nera. Il tovagliolo dei panini, giustamente per stare in ambito del mistero, incredibile, tovaglioli neri, cari amici. Quindi panini succulenti in tovaglioli neri. E adesso andiamo a mangiare.
e su qualcuno c'è il video, perché dobbiamo far vedere cose interessantissime. Mangiamo e continuiamo, cari amici. È il 21 settembre 2019. La salute! La salute! È sempre qua, naturalmente, al ponte. Al ponte siamo riusciti a venire per visitare. Le poesie di Oserin, inno alla perfezione. O compimento, o circolo degli spiriti, tu meta santissima, che un giorno di gloria ebbro ti tocchi la pace per sempre. Riderò di fronte alle schiere, che fuori dai mondi in numeri grondano nel tuo seno. Io libero e magnanimo, ehi, da te troppo distante, quanto il termine estremo dei mondi, il mio pensiero più nobile, il più divino, da te è lontano, consegnato all'ala del turbine, lungo i lievi ti muove incontro l'amore, che ancora spasima, da te hai troppo distante. Ma più ardito, possente, irresistibile, per i milioni devi, ti corre incontro l'amore e brucia. Cari amici, ciao! Una caprettina. Caprette. Oh, l'abbiamo sbucata. Caprettine. Caprettine. E abbiamo anche le deliziose caprette. Cari amici, anche questa volta ce l'abbiamo fatta, Mauri? Spero, abbiamo completato questo urbex, questa esplorazione della natura.